Il saluto più cordiale come sempre a voi tutti, sintonizzati su Young TV, Villa Claudia, campo del gruppo sportivo Falaschi. Direttore di gara che è il signor Andrea Beretta della sezione arbitrale di Monza, che ha fatto l'ingresso in campo con i calciatori delle due squadre. A sinistra maglia verde, pantaloncini bianchi, i padroni di casa delle Falasche, sulla destra maglia bianco-rossa e pantaloncini neri, gli ospiti del team Nuova Florida. Andiamo a riepilogare le formazioni che sono le seguenti: ospiti in campo con Piccheri, Temperini, Del Duca, Petricca, Nunzi, Ponziani, Matteo Troccoli, Mancini, Mariani, Tisei e Mirko Troccoli. A disposizione del tecnico signor Andrea Bussone, Ciurluini, Moriconi, Vona, Schiumarini, Di Bari, Lauri e Piccini. I dilettanti Falasche si schiera con Remiddi, Gentile, Diana, Priori, Mariola, Petruolo, Fiorini, Bonomo, Flamini, Della Santa e De Marco. A disposizione del tecnico signor Roberto Giovarluscio, Porcari, Maimone, Severa, Pomponi, Franco, Della Santa e Salini. Della Santa finta contro finta si gira, poi va a cercare un tiro bellissimo. Della Santa si libera in dribbling di Mirko Troccoli, viaggia poi sulla destra, finta il cross che viene in questo momento, testa di Flamini, respinta corta di Piccheri e palla in fallo laterale. C'è ancora una conclusione, messo a terra dopo una respinta da Mirko Troccoli che si coordina, va ad una conclusione per gli ospiti di sei Troccoli. Parte il cross, Mariani in anticipo, Mariani solo, Mariani. Guardi, cross a centro area, pallone respinto da Salini, ma è Mancini che poi va a servire ancora un pallone sulla destra. Troccoli, diagonale di Troccoli e pallone in fondo al sacco. Vantaggio della squadra ospite con Matteo Troccoli che ha messo a segno il gol che ha sbloccato il punteggio. Su Salini sulla fascia sinistra, cross di Salini, direttore di gara che lo ritiene involontario, ci sono vibranti proteste. È Petruolo che lo ha catturato, Petruolo che poi va a cercare una conclusione da lontanissimo. Tisei che è andato a servire adesso Mariani, palla al piede, Mariani che allarga su Tisei, pallone sulla sinistra di Remiddi e raddoppio della squadra ospite. Il turno di Maimoni ad entrare, però c'è il calcio d'angolo battuto dall'altra parte. Salini ha messo a terra sulla respinta, Salini che va ad una conclusione fiacca, ancora pallone riconquistato da Lombardi che cerca una conclusione, pallone toccato da Piccheri che poi si infrange sulla traversa. Priori a terra, intervento del direttore di gara probabilmente l'ultimo, ed infatti è così, tutti a casa qui a Villa Claudia, gruppo sportivo dilettanti Falaschi 0, team Nuova Florida 2. Al termine del match siamo in compagnia di mister Roberto Giovarruscio e di mister Andrea Bussone per dovere di ospitalità. Partiamo da Andrea del team Nuova Florida. Andrea, io ho visto una partita a double face, un primo tempo di chiara marca locale, un secondo tempo in cui la squadra di mister Giovarruscio è un pochino calata fisicamente, ma questo è il mio giudizio. Tu come l'hai vista? Allora, intanto vorrei dedicare la vittoria a mia nonna, anzi mi vento tutte le volte sto facendo una trasmissione e non ho mai detto. Poi sì, noi ci aspettavamo una partita, loro sono bravi, sono ben messi in campo, al primo tempo c'era da soffrire, poi al secondo speravamo che un po' si aprissero le linee. Matteo è stato bravo a
entrata tra Tisei e Mariani, ci ha sbloccato la partita, poi è stato un po' più facile. Non so se era un problema di condizione fisica, più che altro penso dovendo recuperare dovevano lasciarci più spazio. Domenica prossima ci spostiamo subito, anche se è presto, però c'è quel match terribile contro la Cavese che potrebbe, diciamo, stabilire le sorti, o si lotterà fino alla fine, Andrea? Per me si lotta fino alla fine, ho visto tutti i campioni degli anni precedenti, sì, sono importanti scontri diretti, però poi arrivi sempre alla penultima, terzultima, che stai sempre là. Diciamo che la Cavese dovrà venire qui a Villa Claudia, chiediamo un piacere a mister Giovarruscio. Non c'è bisogno di chiederlo, perché se giocano tutte le partite come ho visto giocarli sempre con questa intensità, fa punti, qua è veramente difficile per chiunque. Benissimo, grazie Andrea. Grazie a voi. Allora, mister Giovarruscio, una analisi sua, da parte sua, insomma, una squadra che nel primo tempo ha giocato molto bene, nel secondo tempo probabilmente quel gol a freddo ha un pochino indirizzato la partita nel senso diverso. Sicuramente, ma credo che oggettivamente la differenza tra la gioventù che propone in campo il Falasca e l'esperienza di una squadra importante come Nuova Florida abbia fatto questa è la differenza, perché noi abbiamo sbagliato nei momenti cruciali, no? A volte anche calciare la palla fuori, ributtandola via, non vuol dire essere una squadra che butta via i palloni e non gioca. Come è successo per il secondo gol, che ci siamo impappinati sul calcio d'angolo e non è possibile prendere gol da 50 metri dalla porta. Rimane il rammarico di aver fatto un grande primo tempo, e sapevamo che non potevamo comunque continuare così sul secondo. Abbiamo cercato naturalmente di recuperare la partita, credo anche che un calcio di rigore netto per noi ci poteva stare su un fallo di mano del loro difensore, e gli episodi purtroppo non ci hanno risposto, insomma anche la traversa da parte del nostro Gianmarco Lombardi ci ha negato la gioia del gol. Andiamo avanti così, siamo fieri, anche oggi abbiamo giocato 6 giocatori in età di Lega, 2,98 in mezzo al campo, ecco questa è la nostra politica, andiamo avanti. Benissimo mister, grazie e tanti auguri. Buona domenica, grazie a voi.